Abbiamo qui Maria Mirage, una delle nuove proposte di questo Sanremo, con noi per Roma 3 Radio. Ciao. Ciao. E, purtroppo la tua canzone è stata eliminata. Subito. Insomma, Caterina Caselli è una persona preziosa. Ecco, com'è stata un po' l'esperienza di incontro, il rapporto con lei? È stato bello da subito perché lei ha saputo riconoscere le mie qualità e ha capito che io avevo la mia chitarra e non me ne sarei mai separata, e quindi mi ha cominciato da subito a trovare le canzoni che mi piacevano, a farmi scrivere le canzoni che servivano per l'album. Ed è uscito già un album a marzo dell'anno scorso, Quelli come me, e quindi adesso, insomma, il palco di Sanremo per me è stata un'esperienza che da un lato mi ha fortificato, visto che mi hanno eliminato subito, però dall'altro la ricorderò sempre perché secondo me era la canzone giusta per il festival. E ecco, una domanda che facciamo a tutti e te la faccio subito, visto che mi hai detto che era la canzone giusta per il festival. Sei arrivata con questo brano apposta, scritto per Sanremo, quindi tu credi che esista dei brani apposta per Sanremo, oppure si scrivono le canzoni e poi vengono scelte eventualmente, allora, per questa kermesse? Questa canzone non era la tipica sanremese, come si può vedere, anzi voleva essere più un elogio all'effetto che le canzoni fanno su di noi, e secondo me il Festival di Sanremo era importante perché su quel palco si parla della canzone, e quindi era un po' anche un elogio del festival, anche se in realtà il ritornello dice troppe rime, cuore, amore che non sono neanche divertenti, che quindi era anche un po' per sfidare, e forse non è stato piaciuto neanche questo. Ecco, questa sfida sanremese appunto ha portato subito all'eliminazione. Questo ti potrebbe dare la forza di riprovarci riprovarci nel senso rimetterti in gioco, in gara il prossimo anno, oppure? Ma secondo me adesso, insomma, Le canzoni fanno male non è una canzone che non esiste più, anzi sta esistendo in radio, e sono felice che al secondo ascolto anche tutte le persone hanno colto la potenza di quella canzone, e quindi insomma andiamo avanti. Io suono live, suono moltissimo, quindi quella canzone rivive ogni volta che la suono in live. I tuoi progetti futuri quindi per quest'anno 2017? Beh, è uscito un EP oggi che si chiama Le canzoni fanno male, dove c'è la canzone di Sanremo, l'altra canzone presente è Corri, che è una canzone che ha scelto il regista Pupi Avati per il suo nuovo film per la Rai, Il fulgore di Doni, che andrà in onda credo a fine febbraio, e io tra l'altro non vedo l'ora di vedere, e altre tre canzoni dell'EP. Ciao Roma 3 Radio, sono Marianne. Grazie. Ciao. RTR, Roma 3 Radio.